Salve a tutti ragazzi, vostro Lee. In questo nuovo video vedremo l'unboxing dell'Avior 8002, un mouse della Mayonix. Il mouse è un omaggio della Mayonix, che ringrazio. Trovate i link al sito e alla pagina Facebook giù in descrizione. Mi raccomando, dateci un'occhiata e se volete lasciate un bel mi piace. Noi ci becchiamo tra poco con l'unboxing. Bene ragazzi, eccoci con la scatola contenente il mouse. Tutto intorno abbiamo come sempre varie immagini e informazioni. Nella parte posteriore abbiamo varie specifiche tecniche e un'immagine che ne illustra alcune funzioni, mentre nella parte frontale abbiamo l'immagine del mouse, il logo dell'azienda e il modello. Passiamo adesso all'unboxing. Mettiamo da parte la scatola. All'interno troviamo il mouse, un foglietto per la garanzia e un adesivo con il logo dell'azienda. Vediamo alcune specifiche: mouse ambidestro, tipo di impugnatura palm e claw, larghezza 65 mm, altezza 36,6, lunghezza 125,3, peso 145 grammi, memoria interna da 128 kB per salvare fino a 5 profili, sensore laser da 8200 dpi, cavo USB lungo 2 metri con rivestimento intrecciato e connettore USB dorato, switch Omron, LED posteriore e interno alla rotellina multicolore fino a 16,8 milioni di colori, ovviamente tasto sinistro, destro e rotellina cliccabili, due tasti cliccabili per ogni lato, due a sinistra e due a destra, e tasti per regolare i DPI. I tasti possono essere configurati tramite software, scaricabile dal sito ufficiale, di cui parleremo tra poco. Il mouse, dichiara la società, è rivestito da un materiale soft touch gommato. Personalmente non credo sia gommato, almeno al tatto, ma nonostante tutto assicura un ottimo grip. Nella parte superiore possiamo vedere la rotellina rivestita in gomma con LED interno e scanalatura per aumentarne il grip. Vicino ad essa abbiamo i tasti per cambiare i DPI mentre giochiamo e posteriormente abbiamo il LED con il logo dell'azienda. Da questa vista inoltre è possibile vedere la perfetta simmetria del mouse essendo, come già detto, ambidestro. Ai due lati troviamo, come già detto, due tasti configurabili tramite software che di default ci fanno scorrere avanti e indietro nelle pagine del browser. Mentre nella parte inferiore troviamo i mouse fit in Teflon e al centro il sensore laser da 8200 dpi. Il software per configurare il mouse offre molteplici funzioni, come la possibilità di configurare i tasti laterali del mouse, il polling rate, il colore dei LED, il tipo di illuminazione, la sensibilità, eccetera. Il software, come già detto, ci permetterà di creare fino a 5 profili personalizzati, che saranno intercambiabili tra di loro al volo anche mentre giochiamo. Cosa possiamo dire di questo mouse? Nonostante sia un mouse ambidestro, si rivela essere abbastanza comodo e la mano resta asciutta anche dopo diverse ore di utilizzo. Usandolo come palm grip, la presa risulta molto agevole. La mano poggia molto bene sul mouse e non si tende ad affaticare il polso. Essendo io un fingertip e provando quindi ad utilizzarlo con questa impugnatura, all'inizio ho dovuto faticare un po' per usarlo, perché avrei rischiato di premere involontariamente con l'anulare e il mignolo i tasti laterali. Fortunatamente però, avendo le mani molto grandi, non ho avuto grosse difficoltà. I tasti posti su entrambi i lati potrebbero tornare utili nel caso in cui qualcuno volesse configurarli per usarli, magari, anche con le ultime due dita. Se però avete paura di poterli premere accidentalmente con l'anulare o il mignolo, magari durante una fase più concitata di gioco spostando velocemente il mouse, potrete tranquillamente disabilitarli, come già detto, tramite software. Spetta a voi la scelta, analizzando il vostro stile, come vi muovete, facendo prove e in generale configurando il mouse nel modo più comodo per voi. Bene ragazzi, l'unboxing finisce qui. Trovate il mouse online ad un prezzo di circa 70 euro. Voglio ringraziare nuovamente Mayonix per l'omaggio. Trovate i link al sito e alla pagina Facebook giù in descrizione. Vi raccomando, dateci un'occhiata e se volete lasciate un bel mi piace. Spero che il video vi sia piaciuto, spero sia stato utile. Voglio ricordare che sul mio primo canale, LeeSiuLong, potete trovare molti altri video tutorial e consigli utili sul mondo dell'informatica. Mentre sul mio secondo canale, TheLeeGamer, di cui potete trovare il link giù in descrizione, potete trovare molti gameplay commentati dal vostro Lee. Vi raccomando, seguitemi anche su Facebook e Twitter, trovate i link giù in descrizione. Noi ci becchiamo ad un prossimo video. Bye bye!